Tra i premiati della sesta edizione del concorso L'Arte in Versi, organizzato da Antonio Barracato, abbiamo qui il grande poeta di Sparta, Fabrizio Cacciola, che è stato premiato nella sezione Vernacolo con la poesia, lo dici tu il titolo? A me città. Di che cosa parla questa poesia e poi magari anche la reciti? Visto che la poesia è in dialetto messinese, te lo dirò in dialetto messinese. A me città parla, da me città, ovvero di Messina. Della tua messinità. Della mia amata Messina. Sì. Vorrei però dedicare questo premio a colui che davvero rappresentava la messinesità, ovvero il nostro amico Giovanni Malambrì. Ciao Gianni, ciao, so Giovanni. Che ci sta seguendo, esatto. Ci sta seguendo. E allora adesso ci fai ascoltare la poesia. A me città, io sogno siciliano e me ne vanto, da terra prosperosa dell'incanto, nasci a Messina, stidda di luscitto, che brilla sotto un cielo benedetto, avara, a madonnina e gli giganti, ci danno protezione all'abitante, ruggisci tutti onnano liuni, e a fine fatto pure una canzone. Clarenza e Dina sono i campani, così s'abbaru tanti cristiani. Uiaddu si fa sentire lontano, Nettuno femma o mare con una mano. Se solo per una volta passicca, tuo cuore potte sempre a me città. Fabrizio, tu divulghi l'arte, la poesia, la narrativa, tutto a 360 gradi. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Che cosa stai facendo in questo periodo di ripartenza dalla pandemia? La domanda è interessante e la risposta forse un po' meno, perché ancora non lo so sinceramente, i progetti sono talmente tanti, per cui mi servirebbe non un clone ma 10, però ci stiamo impegnando. Ovviamente c'è una silloge ormai praticamente pronta, e conosci qualche editore? Non lo so. Probabilmente, sicuramente, verrà ovviamente grazie a Billeci e alla sua... So che anche organizzi dei concorsi comunque, no? Sì, stiamo facendo una cosa molto piccola, un concorso internazionale di poesia e pittura con qualche... Dedicato a? Al signor Cesare Cacciola, ovvero il mio papà. Bravissimo pittore, la scadenza è il 30 settembre, ovviamente. Quindi partecipate. In collaborazione con Casa Editrice Billeci, con il Cenacolo Letterario, abbiamo anche dei patrocini prestigiosi come il Comune di Cefalù, Comune di Messina, l'ARS Regione Sicilia e Punta di Diamante, anche l'Ambasciata dello Stato di Palestina a Roma. E lo spirito ovviamente del Memorial non è semplicemente una competizione, anche perché comunque questi concorsi non sono pura e mera competizione, bensì appunto qualcosa che ci faccia stare nuovamente tutti insieme, stavolta non in DAD ma in presenza. E davvero quest'oggi è stata una rinascita, perché rivedere tanti amici, tanti poeti... ci ha fatto fare davvero un respiro di sollievo, è stato veramente molto bello e speriamo che questa cosa continui. Volevo fare una cosa in diretta, lui non se l'aspettava. Un'ultima domanda, ma perché ti chiamano o ti chiami tu stesso il poeta di Sparta? Ipse dixit, Sparta, c'erano i guerrieri. Io cerco di essere un poeta, magari qualche volta ci riesco. Io mi sento poeta nel momento in cui riesco ad emozionare qualcuno, con tutto il rispetto per i premi, però in realtà il compito del poeta è quello di dare un'emozione che possa essere positiva o negativa, in base a comunque ciò che sento in quel determinato momento. Gli Spartani, appunto, come dicevo, erano dei guerrieri. Io ce l'ho tatuata qui, questa è la mia arma. Talvolta quando mi arrabbio uccido con le parole. E visto che appunto abbiamo vinto questo premio in dialetto messinese, cito un detto messinese: a lingua non avo l'ossa, ma spacca l'ossa.